Signori, benvenuti sul mio canale, bentornati più che altro. Gutierrez è pronto per la sua prima conferenza stampa della nuova stagione. Risponderemo come si sente alla vigilia della prima partita della stagione. Ragazzi, io non vedo veramente l'ora. Iniziare di slancio è la chiave per conquistare il titolo. I tifosi saranno fieri di noi, siamo pronti ad affrontarli. Io direi i tifosi saranno fieri di noi. Questa è la risposta assolutamente che daremo. Come potete vedere, sono vestito alla stessa maniera della puntata dell'altra volta. Io ho fatto una pausa rispetto alla precedente registrazione. Ora è sera, ho finito i miei impegni, ora sono tranquillo, posso dedicarmi a questa campagna di PES che mi sta prendendo tantissimo. Mi fa piacere che anche voi sta piacendo molto e in questa stagione avremo effettivamente la svolta. Dobbiamo averla, perché se non l'abbiamo in questa stagione non l'avremo mai. Vi ricordo che in postazioni generali noi stiamo giocando a difficoltà superstar, 10 minuti la durata della partita, frequenza trasferimenti bassa, disponibilità difficile, budget di partenza ridotto. Vi ricordo che stiamo giocando quindi al livello di difficoltà massimo, o meglio, dopo superstar c'è leggenda, però leggenda è proprio difficilissimo, insomma stiamo giocando a livello di difficoltà altissimo. Siamo partiti con una squadra di scarsi, i soliti Minanda, Castolo, Gelnili. Questo lo dico per coloro che si fossero sintonizzati ora a seguire questa nostra formazione. Con il tempo siamo riusciti a farci questa squadra. Quindi Barota e Jaric sono rimasti rispetto ai vecchi, c'è il Nili anche, parecchi altri sono partiti, come potete vedere ancora Stremer, Esfimas e Ximelez. Tutti gli altri man mano sono stati venduti, abbiamo acquisito con tanta fatica, siamo andati a fare un'operazione andando tra svincolati, giocatori in scadenza di contratto e così via, a formarci una squadra che possa essere competitiva. Quindi a questo punto siamo pronti per buttarci in questa stagione. La prima partita sarà contro il Benevento, quindi fatemi dare assolutamente un'occhiata. Ok, c'è la strigliata prima della partita. Forza ragazzi, sono forti, ma non per questo dobbiamo aver paura di loro. Oggi i tifosi daranno il massimo, perché noi, perciò noi faremo lo stesso. Gutierrez, il nostro allenatore, comunemente chiamato l'Inca, è assolutamente agguerritissimo. Nella scorsa stagione abbiamo centrato il nostro obiettivo, che era l'obiettivo salvezza. In questa stagione l'obiettivo è arrivare ottavi o superiori, quindi presumibilmente rientrare nei playoff. Playoff è dal sesto posto in su, però insomma, nella parte altissima della classifica. La nostra squadra è assolutamente pronta, c'è Gerson con la freccetta in basso, mettiamo Bierra in panchina, Stremer ha la freccetta altissima, quindi ce lo porteremo al posto di Pablo Marì, e a questo punto siamo pronti per iniziare questa stagione. Quindi calcio d'inizio e finalmente ragazzi, perché non vedevo l'ora. E ci siamo, lo stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza è pienissimo, c'è una fantastica coreografia sugli spalti, il capitan Miranda, capitan, scusate, Barota, Miranda l'abbiamo venduto all'Empoli, capitan Barota è il primo ad entrare in campo, la coreografia è letteralmente splendida dagli spalti, è splendida, splendida perché i tifosi dopo la miracolosa, possiamo dirlo, miracolosa salvezza dell'anno passato, perché la stagione era partita malissimo, poi c'è stato un frangente che avevamo fatto tipo 8-0-0 di fila. Poi man mano abbiamo cominciato a vincere qualche partita, alla fine ne abbiamo vinte 8, solamente 8, ma abbastanza per portarci a casa una salvezza, azzeccare il nostro obiettivo stagionale, che era quello di salvarci, arrivare con una ricostruzione della squadra a questa seconda stagione che promette faville. Arrivato a questo punto si punta dritto a fare insomma, un grande campionato, ovviamente tacitamente tra di noi stiamo puntando alla Serie B, però il nostro obiettivo ufficiale, ok, la formazione l'abbiamo vista, il nostro obiettivo ufficiale è quello di arrivare ottavi o magari più in alto. Quindi Lucas Melo, Jaric, due centrali difensivi della scorsa stagione confermati insieme a Michel, ovviamente ci sono dei nuovi acquisti, ma i nuovi acquisti li inserirò man mano per non abbassare in maniera troppo vertiginosa lo spirito di squadra. Anche perché i due terzini, Eisibue da a destra e Lucas Lima a sinistra, sono assolutamente nuovi, quindi dovranno avere il tempo di entrare nei meccanismi della squadra. Cor, vertice basso, speriamo che non farà rimpiangere
subito prova a verticalizzare, che non farà rimpiangere Ponzio, che sicuramente è stato il giocatore in prestito della scorsa stagione insieme a Marquez che più ha fatto la differenza. In attacco, Capitan Barota fa coppia con Osako, che è uno dei nuovi acquisti. Ragazzi, non abbiamo prestiti, tutti i giocatori che abbiamo in questa stagione sono nostri, quindi dobbiamo veramente farli fruttare al massimo. Windass, Barota. Ah, Barota. Vai Aric, vai a chiudere, bravissimo. È veramente importante lo spirito di squadra, loro lo hanno bello alto, si trovano bene con Michel, quindi sarà assolutamente importante andare ad impostare i nuovi difensori nel tempo, facendogli guadagnare spirito di squadra, facendogli entrare da prima nei primi minuti e poi man mano nel tempo. Lancio lungo, Jaric la va a chiudere, Cor imposta per Windass. Parte lui, Windass, Barota, il suggerimento, Osako, si gira Osako, guadagna un fallo preziosissimo. Lucas Lima ci prova! Come ci è arrivato il portiere! È stata una bella punizione, calciata molto bene, finisce il primo tempo, 0-0, partita equilibratissima, ma sicuramente facciamo molta meno fatica rispetto all'anno scorso. Lucas Melo, stacca di testa, Jaric, Cor, bravi ragazzi, ragazzi abbiamo formato una bella squadra, ci prova dalla distanza, Osako vuole far riscaldare un po' il piedino, Osako giustamente non è ancora entrato nei meccanismi della squadra, Kunku va a chiudere, il Benevento spinge. Attenzione, siamo pur sempre a difficoltà superstar, ragazzi. Teniamo conto, non sottovalutiamo l'avversario. Attenzione! Cor si era lasciato sfuggire la palla. Osako. Prova a lanciare Barota. Barota! Non ci arriva. Chiude bene Lucas Melo. Bravissimi. Ragazzi, si prospetta una grande stagione. Tempo di fare un cambio, dobbiamo far acclimatare i vari giocatori. Questa sarà molto importante in questa prima parte della stagione, quindi tolgo un Kunku e provo a far cominciare a far ambientare, io direi, Harrington, ok. E poi io direi di provare a far ambientare Tapia. 1-2, proviamo un altro. Jansen lì davanti. Sposto Barota a destra, lui a sinistra perché è mancino. Quindi tripla sostituzione. Tre nuovi giocatori vanno ad entrare in campo. Giocheranno questi ultimi 30 minuti per provare. Lucas Lima va a effettuare il cross in scivolata, ovviamente. Difficilissimo arrivarci. Deve assolutamente prendere i ritmi della difesa, Tapia. Vedete quanto è importante entrare nei meccanismi. Vedete, Tapia, nonostante l'overall più alto, ha più difficoltà di Aric. Perché non si trova ancora con i ritmi difensivi del Real Cannuzzi. Esattamente quello che sta succedendo da De Ligt. Barota, il controllo, il tiro. Di un niente. Da notare la tranquillità a questo giro in cui ho fatto l'azione, perché Aggi ha tirato, Barota avevo il tiro caricato, l'ho cancellato con il super cancel, cioè premendo R1 ed R2, mi sono girato e ho tirato. Quindi una maggiore tranquillità ti fa fare le cose fatte meglio, poi non ha segnato, però insomma sicuramente è stata un'occasione molto più pericolosa rispetto a se avessi tenuto premuto il tasto del tiro e basta. Ezibue, Cor. Ezibue, dentro per Barota. Ezibue, lui è Harrington. Harrington è un giovanissimo, 21 anni. Perde palla per un attimo. La recupera. Attenzione al Benevento. Attenzione a non farci prendere in contropiede.
Corro. Pericolosissimo. Vaggi sulla palla. Corro ancora. Interviene Cor. Monumentale Cor. Monumentale. Bella palla. Agi, Agi. L'inserimento. Ci arriva con il piedino. Per un niente Barota. Per un niente. Per un niente. Buona così. Lucas Lima. Cor. Harrington. Agi. Palla dentro. Prova la conclusione. Murata. Harrington ancora. Siamo all'89esimo. Attenzione a non farci bucare ora. Attenzione a non farci bucare ora. Ci arriva Esibue di testa. Salva la baracca. Che beffa. Se il Benevento segna ora, che beffa. Spazza via Harrington. Ok, 0-0. Io credo che ci siamo. Partita assolutamente condotta. 58% possesso palla. Abbiamo giocato una gran partita. I diversi giocatori devono entrare nei meccanismi della squadra. Anche noi dobbiamo imparare a giocare con questi singoli giocatori. Però direi che ci siamo. Direi che questa... di questa stagione promette di essere rosea. Onestamente ragazzi, io non ho assolutamente volontà di fare altri colpi di mercato. Nel frattempo Ronaldo vince il premio del calciatore dell'anno d'Europa. Onestamente la squadra mi piace così com'è, non voglio andare a fare altri colpi. Vediamo in evoluzione campionato capitolo 2, vediamo che cosa dice. È stato un buon risultato il pareggio con il Benevento, anche la stampa e i tifosi sembrano soddisfatti, continua così. Sono d'accordo, ma non voglio certo sedermi sugli allori. Giustamente, il nostro tecnico, Linca Gutierrez, è anche lui abbastanza soddisfatto. Vabbè, il nostro osservatore continua a trovare delle persone. Vediamo, ci sono delle nuove offerte. Ok, Espimas era in lista trasferimenti, accetteremo. Perfetto. Espimas se ne va via. Stremer, abbiamo detto, gli facciamo fare panchina. Barota assolutamente incedibile. Per la primavera sono venute altre offerte per Mogrig. Discreto, potremmo decidere di farlo partire. Va bene, Mogrig va via. E Juan Aguilera, onestamente, possiamo anche decidere di farlo partire anche lui. Va bene. Per tutto il resto, ragazzi, il mercato in uscita è ancora aperto, il mercato in entrata è chiuso. Il mercato in entrata per me è chiuso, assolutamente chiuso. Vediamo se riusciamo a vendere magari Ximelez, ma non è proprio così fondamentale. Vediamo se arriva qualche tipologia di offerta. Sbagliato, gestione squadra, trattativa. Per la primavera, per Bobby, accetteremo i termini, Bobby. Anche lui in lista prestiti. Stiamo arcimolando un gran bel gruzzoletto per un mercato riparazioni più che soddisfacente. Ok, saltiamo un'ora, vediamo se arriva qualche offerta bella tosta. Vediamo se arriva qualche offerta bella tosta. Saltiamo ancora, sta salvando i contenuti, va bene. Vediamo se c'è spazio per un'ultima cessione cospicua. Vabbè, continuiamo a saltare, ragazzi. Tra 7 ore. Forse... non arriva più niente. Barota non lo voglio vendere, Stremer non lo voglio vendere, quindi non arriva più niente. Vediamo, avanza, salta di un'ora. Abbiamo fatto una grande campagna acquisti, ragazzi, veramente una grande campagna acquisti. A questo punto bisogna solamente giocarcela. Stiamo saltando, ma pare che non arrivi più niente. Salta ancora di un'ora, vediamo se arriva proprio all'ultimo. Mi sa di no. Io per scrupolo, ragazzi, salto di ora in ora, per scrupolo. Oh, vedi? Vedi? La mia squadra. Quindi Barota, no. Fine trattative. Celnili. Ah. Allora, vediamo un po'. Ordiniamo per posizione.
Allora, come mediani abbiamo, quindi, Nkunku, Gerson, Cole, questi qua sono in prestito, e Chelneally ci serve, è il nostro panchinaro. No, assolutamente, non si vende Chelneally, andiamo avanti, non accetteremo la proposta di Chelneally, ce lo teniamo, ci serve un altro mediano come panchinaro, quindi il nostro campionato, il nostro calciomercato è concluso. La seconda è contro il Pisa, anche l'anno scorso era contro il Pisa, la seconda, che coincidenza, quindi le trattative si sono poi arenate, l'osservatore continua a cercare, schema di gioco, il nostro schema di gioco oramai lo abbiamo capito. E ci siamo all'Arena Garibaldi di Pisa, fa in scena Pisa Sporting Club contro Real Canuz, secondo atto del campionato di Serie B 2020-2021, il Real Canuz ridisegnato da Gutierrez e il Marotta dei poveri come direttore sportivo si presenta in questa nuova stagione con il voler fare da protagonista. Nella prima partita ha pareggiato contro il Benevento con uno 0-0 che probabilmente gli potrebbe essere andato anche un po' stretto. Agi prova ad innescare Osako, che però non fa il movimento giusto per Kunku. Prova a lanciare Agi, Osako, eccolo l'inserimento, Windass, prova la conclusione, la prova lui, Lucas Lima va a chiudere su Lisi, la prende, Lucas Melo, corre. Vedete raga quanto è bella la soddisfazione, cioè i giocatori ora sono forti, però non è che tu dici sono forti e tu dici, come dire, ti senti in colpa che sono forti e dici ah ci siamo presi la squadra forte, no, ce la siamo costruita, siamo partiti dal basso per costruirci questa squadra e sarà ancora più forte ovviamente, con il tempo sarà ancora più forte perché devono ancora entrare nei meccanismi i giocatori nuovi e parecchi ancora li stiamo tenendo in panchina. Lucas Melo va a chiudere. Chi ha fatto fallo? Scusa. Ah, è fuori gioco. Lucas Melo ancora. Un veterano lì in difesa. Osako. Si accentra. Barota. Il dribbling secco. Non gli riesce. Va De Vitis a calciare questa punizione da posizione effettivamente complesso, stop il tiro, Michel. Lucas Melo va al bar praticamente. De Vitis prova ad impostare, fase concitata della partita, il Pisa spinge. Attenzione ragazzi a non farci bucare, proprio come in questo frangente, Pisa in vantaggio, se lo sono meritati, lo hanno cercato. Stiamo giocando bene qua, purtroppo Lucas Melo si è perso il difensore, va bene così. Doppio cambio nelle file del Real Canuz, la coppia d'attaccanti è nuova, entrambi nuovi acquisti e entra anche Gerson, giocatore completo brasiliano. Fuori di un niente! Pericolosissimo il Pisa, che in casa riesce ad essere veramente temibile contro questo Real Canuz, che teme il Pisa, che l'anno scorso lo ha sorpreso per ben due volte. Eisibue. Palla per Gerson. Gerson entra in aria. La mette dentro. Non riesce a dare potenza. Partono i giocatori. Gerson. Osako. Va alla conclusione, Murato. Lucas Lima dalla bandierina. Melo di testa. La palla rimane lì. Degidio la blocca. La recupera Cor. Fa partire il contropiede. Cor. Si gira, il destro. Ribattuto. Jansen. Fuori gioco. Mettiamo l'altro difensore sempre per fargli alzare lo spirito di squadra. Tapia per Lucas Lima. Agi e arriva Osako e la mette dentro. Pasticcio difensivo del Pisa e Osako la piazza.
Lucas Lima ha fatto una gran cosa, ha fatto un dribbling con tunnel, pack, la mette dietro, agi il tiro, poi pasticcio difensivo del Pisa e Osako, opportunista, la butta dentro. Qua siamo stati fortunati, ma la fortuna aiuti gli audaci, si suol dire, aiuta gli audaci. Tapia prova ad intervenire, non ci arriva, Esibue ha una crisi di identità. Gerson, agi. No, la sbaglia ancora il portiere. Peccato che non si c'è trovato l'attaccante, ci avevano fatto un gran regalo. Agi, palla dentro. Non riesce a metterci il piedino Jansen. Apre per Lucas Lima. Dribbling, Lucas Lima, mette dentro. Vai Tapia, sei fresco e sei... Una roccia. Tapia, la butta via, fa anche rima. Palla dentro. Osako ci prova. 1-1. Va bene. Ragazzi, stiamo decisamente crescendo. Imparagonabile alla scorsa stagione, imparagonabile. Loro si affacciano pochissime volte delle nostre aree di rigore, pochissime volte sono pericolosi. Oggi hanno segnato, ma proprio c'è un abisso. Spero onestamente che sia evidente l'abisso che c'è rispetto alla precedente stagione. Terzo atto del campionato di Serie B, Real Cannuzze, Pordenone, dal San Vito Gigi Merulla di Cosenza. Oggi è tempo di vincere, ragazzi. Il tempo dei giochi è finito. Siamo partiti con due pareggi, stiamo giocando bene, devono arrivare ora anche i risultati. Ci arriva di testa Lucas Lima. Bravo, agi. Prova ad impostare. Che giocatore è agi, comunque. Osako, davvero opportunista, recupera palla, rientra in campo Barota. Barota, titolare, nonostante le sue abilità, non, diciamo, uomo spogliatoio Barota. Kunku, il giovanissimo, deve ancora ambientarsi. Lucas Lima invece si è ambientato benissimo, un po' di meno il terzino destro, e Isibue. Osako, Isibue ancora sta sbagliando. Mi sa che è la fascia destra che è maledetta. Anche Patrick l'anno scorso. Osako, prova a innescare agi! Kunku. Gerson. Che ragnatela di passaggi! Esibue, controlla la palla. Indietro per agi. Gerson. Windass. Apre per Lucas Lima. Vede l'inserimento di Barota. Prova a metterla dentro. Barota! Stiamo giocando bene nello stretto. Agi. Gerson. Finalmente le cose si muovono. Finalmente girano. Barota! Go. Oh, uno lo prendiamo sempre. Ragazzi, è proprio difficile Superstar. Cioè, nonostante stiamo attaccando sempre noi, loro basta che fanno una cacchio d'azione e segnano. Inizia il secondo tempo con un cambio. C'è in attacco Jansen. Entra Jansen al posto di Barota. Attenzione al Pordenone! E la prende Michel. Inizia, segnavano 2 su 2. Un tiro, hanno fatto un gol. O ne facevano un altro gol. Mizzica. Lucas Melo va a staccare in testa. Un veterano. Lucas Melo è entrato poi alla fine nei meccanismi di gioco. L'ultimo cambio si chiama Lamkelze. Viene messo come esterno destro alto. Mezzala destra praticamente al posto di Gerson. Ha avuto la sua chance Gerson. Recupera palla. Lucas Melo. Lamkelze. Osako. Esibue. Palla dentro. Lamkelze.
Palla dentro! Osako non ci arriva di testa. Agi. Palla dentro! Jansen per un niente. Finisce qui. Ragazzi, una ancora sconfitta, ancora non riusciamo a vincere, voi dite. Dato Bucks, la nuova squadra, così tutto cambia. Bisogna dar tempo, anche io devo conoscere i giocatori, però onestamente spero che sia palese che stiamo giocando immensamente meglio. La squadra è decisamente strutturata, arrivata a questo punto bisogna semplicemente noi comprendere come utilizzare i nuovi giocatori. Con Marquez ci ero abituato, Osako chiaramente lo dobbiamo comprendere, ma Gerson, Kunku, comprendere come giocarci, ma assolutamente stiamo comprendendo. Ovviamente ora ci fanno la sgridata, in questa stagione ancora non abbiamo dimostrato che cosa. Presto la stampa chiederà alla tua testa, questa è la stessa cosa dell'anno scorso, però c'è una differenza abissale rispetto alla precedente stagione, all'inizio della precedente stagione. Certo, ne abbiamo perso una, pareggiata due, ancora non abbiamo vinto, ma cioè, stiamo giocando benissimo in confronto, cioè veramente, veramente positivo come avvio di stagione. Oggi è partita difficilissima, siamo allo stadio Rigamonti, giochiamo contro il Brescia che è sceso dalla Serie A l'anno scorso e sarà una sfida difficilissima. Proprio per questa motivazione sarà un banco di prova ancora migliore per una squadra che assolutamente c'è e quindi probabilmente avendo nuovi stimoli come contro il Brescia potrebbe sfoderare la grande prestazione. Dai ragazzi, stacca Lucas Melo, cioè stacca Jaric per Lucas Melo. Kunku prova la triangolazione, Ezebue palla dentro, non ci arriva. Agi, per un pelo non ci arriva. Attenzione. Oh, pericolo! Lì davanti. Locadia, addirittura lui a chiudere in difesa. Lancio lungo. Bam! Ci arriva Jaric. Controlla la palla Agi. Si fa vedere Locadia. Non ci arriva per dribblare l'uomo. Attenzione. Si gira Michel. Attenzione all'angolo, c'è Tonali dalla bandierina, la palla dentro, Tonali, attenzione, va a staccare di testa ma la palla non entra. Si rovescia Lucas Melo, in qualche maniera riescono a chiudere, 0-0 alla fine del primo tempo, va bene così. Il nuovo inserimento si chiama Lamkelze, si piazza esterno destro alto. Giocatore che ha sempre fatto vedere di che pasta è fatto. Kunku. Ezebue. Kunku! Entra in aria! Bella la progressione di Kunku. Entra Mario Balotelli nelle file del Brescia. Eccolo lì, col numero 45. Tiro da fuori, attenzione, pericoloso. La respinge Michel. Lucas Lima. Mario Balotelli. Va a pressare. Melo. Balotelli, attenzione. Bam! Respinge. Attenzione, Balotelli parte, lo prende Jaric. Lucas Lima a pressare. Agi. La manca para Michel. Ultimi cambi, Gerson per Kunku e Tapia di nuovo per Jaric. Tapia con il tempo si sta quindi acclimatando a diventare il nuovo titolare, ma ci vuole tempo. No Tapia, meno male che Ciuccio, meno male. Windass. Attenzione, recupera palla, Lamkelze, per Osaka! Recupera palla Agi! Ci avevo provato. Finisce qui.
Che dire, ragazzi? Prima puntata fatta di pareggi e una sconfitta, peraltro. Sicuramente non la partenza che pensavo, vi dico la verità, pensavo di vincerne di più, almeno una. Però sono soddisfattissimo. Cioè, io credo che sia palese quanto stiamo giocando bene. Cioè, ragazzi, sì, vabbè, siamo in classifica bassa. Sì, ok, di nuovo. Ma non c'è proprio paragone. Stiamo giocando bene, cioè solamente, dobbiamo semplicemente comprendere come segnare con Osako, come giustamente io ho abituato ora a Marquez, Osako si muove in maniera diversa e non riesco a... Oh, prossima puntata ci si diverte contro la Fiorentina. Dai, prossima puntata ci si diverte con la Fiorentina. E ci si diverte con la Hohahola, con la Annuccia. Ragazzi, alla prossima. La stagione è appena iniziata. E questa stagione sarà spumeggiante. Alla prossima. Ciao.